L'opposizione in questo caso denuncia un aggiramento dello statuto comunale. Ne parliamo con Giovanni Moscatini. In particolare, quali problematiche voi sollevate? Solleviamo due ordini di problemi. Da un lato, diciamo, il non rispetto dello statuto per quanto attiene, come giustamente dicevi tu, l'articolo 59, se ricordo bene, insomma, quello che riguarda l'obbligo per qualunque erogazione in favore delle associazioni di tener conto dell'albo delle associazioni. Questo è stato sempre rispettato in tutti gli anni da qualunque amministrazione, invece questa volta assistiamo a una sistematica, come dire, aggiramento di questa norma, perché innanzitutto l'albo non è stato rinnovato e ci sono stati, e li abbiamo elencati, molti, come possiamo dire, affidamenti, permessi, insomma, dati, assegnati a associazioni che non fanno parte di quest'alba. Addirittura c'è il caso di un'associazione che ha avuto un importante spazio, che si è costituita l'associazione stessa, questa associazione, questo gruppo, insomma, il 17 ottobre, mi sembra che il 24 abbiano chiesto la registrazione, e il 31 gli è stato fatto l'affidamento. Il secondo aspetto è un aspetto che riguarda il regolamento sugli affidamenti di lavori e di forniture di servizi, che in questo caso non è di primo livello come norma, come invece nel caso precedente che vi ho citato, perché il nostro regolamento non fa altro che riprendere la norma nazionale che già ovviamente disciplina questa materia in tutta Italia, per qualunque comune, per qualunque corpo dello Stato. Che cosa dice questa norma? Dice che non si possono affidare direttamente appalto servizi superiori ai 40.000 euro. Nel nostro caso noi siamo partiti con una deliberazione dei primi di ottobre, 8-10 ottobre, non mi ricordo adesso, la 180 mi sembra, che fissava in 35.000-36.000 l'affidamento delle luci dell'Irno. Dopo pochi giorni era il sindaco stesso a smentire questa, come dire, questa cifra, perché in una lettera inviata, credo, almeno a 1.000 commercianti, insomma, comunque a tutti i commercianti, perché io ne ho avuto copie da decine di commercianti, stimava in circa 100.000 euro, o in più, non mi ricordo la frase che diceva, in più di 100.000 euro il costo delle iniziative, e quindi diceva: dateci, se volete, un importo a sostegno, perché questa cosa è fatta per lo sviluppo, per sostenere voi, la vostra attività, lo sviluppo della nostra città, eccetera, eccetera. Ci sono stati fino a ieri, altre 6 o 7, 10 atti di ulteriori affidamenti, sempre a, come dire, in maniera a stralcio, e questo non è corretto, questo non si può fare, insomma, perché è una cosa che sicuramente non è conforme corretto procedimento amministrativo. Ecco, per concludere, voi avete anche parlato di una mortificazione dell'associazionismo locale, per quale motivo? Abbiamo parlato della mortificazione perché l'associazionismo locale a Baronissi è molto molto forte, molto presente, e ne ha dato sempre prova di qualunque, ripeto, ho detto prima, ma qui non facciamo riferimento a persone più o meno vicine alle nostre idee. Ci sono associazioni che sono ben distanti dalla nostra organizzazione, dai nostri ideali programmatici, però che hanno fatto sempre tantissime belle cose in Baronissi. E ripeto, fino ad ora era stato sempre rispettato dalle nostre amministrazioni, dall'amministrazione Cosimato. Questo caposaldo, cioè la valorizzazione
associazioni locali. Io credo che la voglia, sostanzialmente, la voglia di fare tutta questa moina deriva soltanto l'abbiamo detto in campagna elettorale, da perseguire interessi che sono estranei agli interessi di Baronisi. Non è un caso che poi le bancarelle che vendono di più sono le bancarelle dei salernitani che sono stati autorizzati, che stanno attorno a questi diciamo, come si dice, attrattive maggiori, e in tutto questo casotto poi si rischia anche di scivolare su terreni veramente srucciolevoli, perché se si viene a sapere che, come dire, ci possono essere eventuali rapporti tra la società che ha avuto l'affidamento delle luminarie e società che invece hanno sponsorizzato a loro volta le luminarie stesse. Anche questo lascia molto molto perplessi, no? Come vi ho detto prima, io rimango perplesso a sapere che tra 50 società specializzate, non so quante ce ne sono nella nostra zona, insomma, specialmente in Campania, ce ne sono tantissime perché noi abbiamo una grande tradizione in questo settore, si sceglie una società di Laurino che probabilmente ha dei rapporti parentali con società anche importanti di baronisti che poi sponsorizzano. Mi sembra anche questa una cosa, come dire, poco corretta, poco elegante, insomma.